È solo per voi, persone che guardate i video di Magic e che mi supportate con un like tattico, perché così mi fa capire che i video di Magic vi piacciono e che quindi ve li faccio sempre più spesso. Vi faccio una intro a colori. Sapete perché? Perché se io la faccio non a colori, credetemi che se vi faccio vedere poi un uncut del 2x di tutte le carte di Ravnica in 2x rare e in monocopia le mitiche foil, credetemi che un like tattico lo lasciate per l'invidia. Grazie mille Wizard, perché mi hai dato questo incredibile regalo che ho già ordinato e andrò ad appendere poi nello sfondo, perché questo qua è una reliquia che vale veramente migliaia di euro. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, amici miei! Sì, lo so che vi ho un po' bruciato il culo, dai, per me è la prima volta che mi vanto di qualcosa in un anno e mezzo di YouTube e Twitch. Amici miei, siamo tornati su Magic Arena e non stavo scherzando nella intro, quando veramente ragazzi vi chiedo che un bel like tattico supporta veramente tanto il video e anche un'iscrizione, un commento, una condivisione del video supporta tanto, perché chiaramente Magic è meno visto nel mio canale rispetto ad Hearthstone e chiaramente qualsiasi supporto da parte vostra mi aiuta per farmi capire di portare sempre più spesso questi video che a me piace peraltro tantissimo registrare e veramente adoro, perché sto provando sempre nuove cose. Prima di parlare del deck, sì ragazzi, io ringrazio Wizard che a Luca Comics mi ha dato questo incredibile uncut foil di tutte le carte rare mitiche e rare di Ravnica, veramente del valore di migliaia di euro. Per chi è interessato, no, purtroppo non è in vendita, vorrei, perché comunque vale migliaia di euro, ma ho dato la mia parola che non lo venderò, anche perché magari ci compro una cucina vedendo quella roba lì, però vabbè, non posso farlo ragazzi, e quindi lo appenderemo poi in futuro in una situazione migliore. Oggi infatti ragazzi è il turno del deck dinosauresco, infatti oggi vi porto quello che è il rosso verde dinosauro aggro midrange, un deck abbastanza divertente, anche comunque semi competitivo, della quale per appunto mi stavo innamorando in live. Ricordo che streamo su Twitch, se volete in descrizione c'è il mio canale, se volete lasciare un follow, poi giochiamo anche a Magic spesso e volentieri, e allora ho detto lo devo assolutamente portare su YouTube perché mi piace veramente tanto. Non mi dilungo oltre, siamo già a 2 minuti di intro, non mi sembra il caso, vi lascio ragazzi ai game, alla spiegazione del deck e poi in descrizione anche al deck e se volete poi eventualmente pescarlo. Vi auguro quindi ragazzi una buona visione e andiamo. Come sempre signori, piccolo excursus veloce del deck. Come avete visto qua comunque ce ne sono molti altri che un po' alla volta, appena riesco a trovare il tempo di registrare, vi voglio portare. Allora signori, mazzo dinosauro. Premetto subito che mi mancano purtroppo delle wild card. Come avete visto in questi giorni non sto già tanto giocando a Magic, ho anche saltato una live perché purtroppo non ho avuto il tempo di farle. Allora mi sono perso wild card, motivo per il quale purtroppo mi mancano 3 terre doppie che io vi consiglio di fare, che nelle liste in descrizione invece troverete. Allora signori, midrange aggro basato sui dinosauri, 4 elfi di Lanwar, chi non li mette è stronzo, tripla sintonia che ci fa pescare terra o dinosauro buoni in early game per rampare oppure dopo per andare a prendere chiaramente un minion, 2 mana 1-2 che ci fa costare in meno i dinosauri e al tap gli dà rapidità in modo da magari picchiare subito con Galta o con dinosauri di quel calibro. La tritona come sempre peschiamo e rampiamo, brontodonte utile, 3 mana 3-4, body spettacolare e ancora meglio, forte in questo meta, ricco di incantesimi e di artefatti. Saprofago, vabbè, è carta essenziale contro Golgari, midrange e tutti quei deck che vanno comunque in un qualche modo a sinergizzare con il cimitero. Triplo Regisauro, ragazzi, 4 mana 4-4 che all'attacco infligge un danno a un bersaglio a mia scelta, buono contro contro i token e contro quindi tutti i mazzi che vanno a spawnare. 5 mana 5-5, travolge rapidità, molto canonico, che però talvolta giochi a turno 3-4, quindi capirai la potenza. 5 mana 5-5, Trampolo, che quando entra fa un danno a tutti. Questa è ottima contro Goblin e contro Selesnia e contro Vampiro, perché chiaramente ci sono tutti questi mazzi che circolano e quindi, quindi ci sta un micro AOE che comunque fa la sua sporca figura. 5 mana 4-4, carta più forte del mazzo. E tutti i dinosauri che controlli, gli altri hanno rapidità e al suo ingresso mette un 3 mana 3-3 trampoloso con rapidità. Chiaramente, veramente fortissima, è un must questa carta, veramente strabella, strabello anche l'artwork. Triplo tiranno, carta easy win condition contro tutti i control, non serve che vi dica il perché, basta leggere quello che c'è scritto sotto il tag dinosauro. E infine Galta, come ho già detto ragazzi, carta che 99% delle volte lo paghi 2 mana per un 12-12 che magari ha per appunto anche rapidità. Questo è il breve excursus del mazzo ragazzi, non è niente di che, è un buon midrange aggro e l'unica cosa che vi dico è andiamo a testarlo direttamente all'interno dei game. Allora signori miei, primo game, un secondo solo che il mio Instagram l'ho appena messo come account aziendale e non ho ben capito cosa cazzo vuol dire. Adesso mi arrivano 2 miliardi di notifiche in più, mannaggia la merda, mi rompono tutti i coglioni. Allora signori, mano iniziale,
Però sai, no, stiamo a Magic, non è come Hearthstone che puoi mettere e cambiare solo quello che ti piace. Quindi fondamentalmente ci accontentiamo di quello che è uscito. Allora abbiamo tripla landa, quindi il Brontodonte arriva sicuro. Mi piacerebbe prendermi il Regisauro, no? Come vi ho narrato poc'anzi, è una carta estremamente forte che dobbiamo assolutamente avere, perché io adoro fino alla follia, chiaramente. Il resto va tutto sotto al mazzo e poi magari rimescolato in caso che... Ok, lui è un verde che mi parte di elfo. Buono che il fatto che abbiamo elfino anche noi, che ci accelera parecchio la situazione. Andiamo prima a pescare quella sintonia, vediamo cosa c'è sopra. Qua possiamo prendere tutto. Mi prenderò probabilmente il secondo Regisauro. In realtà giusto per, giusto perché è un body. E dopo andiamo di elfino. In realtà ho fatto una mezza cazzata, perché non ho considerato il fatto che io non ho la quarta terra per giocare quindi a 5 mana il Regisauro. Sono un po' coglione sicuramente, però ho fiducia che la pescheremo. Mo se non la pesco è completamente my bad il fatto che io abbia, non l'abbia giocata. Regisauro 4 mana 4-4 e al prossimo attacco uccidiamo l'elfino molto tatticamente. Se peschiamo una terra, cosa che il Poli non ha veramente fatto, parlando vi giuro ero convinto di avercela in mano, quando ovviamente Poli non è così, mannaggia a te. Magari avessi la terra in mano, magari al posto di un Brontodonte, magari my friend, la terra in mano sarebbe stata pesante, molto pesante. Lui rampa come Gesù nel frattempo, io la terra l'ho pescata, quindi in realtà il mio misplay è stato, però è stato sistemato dal mio Praiser RNG. Regisauro, amico mio, 4 mana, 5 mana 4-4 che evoca un 3-3 attaccante, quindi il Regisauro attaccherà e attaccherà anche il 3-3. Ovviamente in fase d'attacco il Regisauro andrà a rimuovere, credo sicuramente l'elfino, che comunque è un ramp e vogliamo togliere dalle balle, perché il resto ormai ha già rampato quello che doveva rampare, no? Quindi questi vanno face. Non ho capito il perché, potevi bloccare almeno... Ah no, perché c'è i trampoli, vero? Sì, allora sono d'accordo con te. Vabbè, il ragazzo ha una specie di dinosauro molto budget, che vabbè, raga, non vi devo neanche stare a spiegare che cioè, probabilmente è già purtroppo GG per lui, no? Io potrei fare la maialata di magari cercare un'altra terra e sperare nella quinta per poi fare il tiranno. Non è male come giocata. Il Regisauro sarebbe veramente forte, però voglio veramente chiuderla col tiranno, che almeno rimane lì. Questo lo teniamo sopra il mazzo, vai, va bene, che almeno il prossimo turno possiamo rifare lo stesso gesto, la stessa gesture. Attacca il ragazzo lui. Lui può attaccare in realtà, può attaccare anche lui, anche se viene parato dal 4-2. Però no, non attacca lui, dai. Anzi, attacca anche lui, tanto ne abbiamo un altro in mano, cazzo ce ne frega, nel senso. Danino tattico al Rinvigoratore Elfico che viene rimosso. Cioè, questa è la board, ragazzi, sviluppata con 4 mana. Cioè, vi rendete conto della presenza di dinosauri che c'è in board in questo esatto momento? L'avversario, ripeto, non ha sicuramente un deck cima. Inoltre, come vedete, io sono ho derankato un pochino, perché tra il fatto che ho giocato deck 1000 e cazzate a parte, ho giocato un miliardo di mazzi di merda e quindi sono tornato indietro a bronzo 2 addirittura, dal mio silver 3, dal silver 2 che ero, sì. Però vabbè, ci sta, per le live è bello anche provare mazzi a cazzo. Quello in questione, ripeto, non è un mazzo magari fortissimo, però è veramente divertente, specialmente quando parte in questo modo. Signori, primo game portato a casa, andiamo direttamente al prossimo. Peraltro noto solo ora che sul mio Instagram la gente ha votato e ha vinto ufficialmente la Lamborghini rosa. Ci abbiamo veramente fatto vincere quella che è la Lamborghini rosa. Quindi Lamborghini rosa sarà l'emote che probabilmente è già in corso in questi giorni sul mio canale Twitch. Quindi tutti gli abbonati, oltre alle varie emote, vantaggi eccetera, hanno anche questa. Inoltre una cosa ancora più figa è che hanno introdotto, o comunque stanno, dipende quando vedete sto video, purtroppo ormai io ho i giorni che non ci sto capendo più niente per le produzioni di video di YouTube, che hanno introdotto le richieste d'amicizia. Quindi ufficialmente, credo almeno, di aver capito che ci si potrà aggiungere e sfidare. Sarebbe interessante magari organizzare qualche sorta di torneino. Quindi ragazzi, stiamo attenti, stiamo pronti, che magari il Poli qualcosa vi tira fuori nei prossimi giorni. State pronti e ponderati. Signori, brutta mano. Purtroppo, ripeto, non è Hearthstone che posso molligare quello che voglio. Ottengo tutto o mi attacco al cazzo. Nel caso specifico mi attacco parzialmente al cazzo. Lui parte di terra tappata, però recupera poi con un elfino di Lanwar. Ok, lui è un Golgari. Bisogna capire che tipo di Golgari. Il fatto è che a me serve tantissimo il ragazzo che va a rimuovere dal cimitero, e quel dinosaurino che vi facevo vedere poco fa,
per il semplice fatto che è veramente veramente forte poi contro quello che è il suo mazzo, no? E il fatto inoltre che non abbia una terra mi fa capire che purtroppo anche questo verrà cimiterato, sempre che questo termine possa essere utilizzato da me medesimo, no? Allora, abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché io primo ho cimiterato anche lei, perché mi serve chiaramente altro attualmente. Mi serve una landa rossa. Ripeto, stesso game, stesso problema del game di prima. Purtroppo mi mancano le lande rosse. Se no, comunque un bel 4 mana 5-5, visto a 5 mana, scusate, un bel dinosauro trampoloso, rapiditante, insomma fa sicuramente male anche a un Golgari Midrange, considerato tra i migliori deck del momento, no? E quindi fondamentalmente va bene. Il discorso è che mi basterebbe anche un minion come un'altra tritona, che in realtà io ho scartato l'idea di tenerla perché speravo di pescare di meglio. Se no, chiaramente quel seno di poi andava comodo, perché poi Galta mi costava solamente pochi mana. Peschiamo un elfino di Lanuar che in un certo senso fa lo stesso lavoro, ok? Tra molte virgolette fa lo stesso lavoro. E il mio problema è che non posso attaccare, perché se attacco e lui mi fa chiaramente, lui mi blocca e io non posso più fare Galta. Quindi io purtroppo sono obbligato a non attaccare, perché se fa doppio parry io rimango senza nulla da fare il prossimo turno. In realtà, giustamente tu dirai, beh, ma te tanto giochi Galta e lui te la rimuove. È arrivato il ragazzo benissimo, benissimo il ragazzo. Dirai te, no. E ti do anche ragione in realtà, il discorso è che almeno ci prendiamo la landa rossa. Questo però mi sa che cambia le cose, giusto? Questo cambia le cose, anche perché comunque possiamo andare a rimuovere quello che vogliamo. Allora, vi leggo il ragazzo. Quando entra nel campo di battaglia possiamo esiliare una carta da un cimitero. Se è creatura guadagniamo vite, se non è creatura prende più uno, però fino alla fine del turno. Noi chiaramente ci interessa poco un cazzo in realtà quello che andiamo a rimuovere, perché l'importante, andiamo a vedere chiaramente il cimitero dell'avversario e andare a rimuovere i ciccioni dal suo riesuma cose, no? E nel caso specifico credo che come sempre il peggiore sia il sussurratore. Lui è un buon muro, però possiamo pensare di rimuoverlo dopo. Se lui riuscirà a rimuovere poi il ragazzo, non è mai una bella cosa. Quindi lui viene rimosso e lui non può fare l'elefanta combo. Inoltre, chiaramente, Galta poi andrà anche a entrare nel campo di battaglia, sempre per il discount ottenuto poc'anzi. Molto bene, può attaccare tranquillamente una 3-2, possono attaccare tranquillamente entrambe le 3-2. Ora, se lui mi fa il trofeo, va bene, perché ve l'ho appena detto, lui mi fa il trofeo nel suo turno, nel mio turno, quando cazzo vuole fa il trofeo per rimuovermi poi il pezzo, e noi giustamente andiamo a prenderci una montagna per poi chiaramente giocare quello che è il nostro mostrosauro e andare a continuare l'aggressività che è già presente in board. E inoltre ricordiamo che lui perderà tutto il turno. Ok, lui nel frattempo ha macinato, ho sbagliato l'ordine, avrei sicuramente dovuto farlo prima, dopo, scusate l'attacco, ma in realtà va bene, dai, abbiamo bruciato un casino di terre. Lui adesso giustamente andrà nella fase di combat a rimuovermi Galta, quindi 99% dubito che Galta riesca a passare questo turno. Io nel caso specifico ci provo, mai dire mai nella vita. E, ok, quindi attacchiamo, facciamo così, vediamo, andiamo chiaramente a rimuovere sempre un pezzo all'avversario, questa volta rimuoviamo il ragno, sempre perché c'è la carta che va a rianimare, ok, quindi almeno lui si va a attivare l'abilità e ci curiamo di altre due vite. Vediamo se lui fa il trofeo, cosa estremamente probabile il trofeo, no? Magari blocco, trofeo, e io non posso avere la terra per giocarmi poi il dinosauro in charge. A meno che il ragazzo non voglia andare a due vite, o ancora meglio, a meno che il ragazzo non abbia il trofeo. Cosa che in realtà sembra mancare questo trofeo di rimozione. E questo per noi è una soddisfazione incredibile, impressionante, giusto? Sì, perché chiaramente adesso, amico mio, sei in scacco matto. Devi giocare un removal per Galta e anche dei board, della board che chiaramente non puoi avere. Vabbè, un altro ragazzo che diciamo è partito male, però nuovamente vi ho fatto vedere, si è riconfermata quella che è la velocità nell'andare a cagare questi dinosauri. Cioè, tu parti, buff, cioè, parti rampi, pezzo, e GG Wellplay. Te la giochi tanto in all-in, dico la verità.
Però ripeto, per non essere quello che si considera un mazzo top tier, ma un mazzo estremamente midrange aggro, for fun, e molto buono comunque a livello di divertimento e anche magari di ranked, signori, secondo me ci può stare l'idea di pensare a craftarlo, anche se il costo è relativamente alto. Direi che, ragazzi, andiamo a vedere anche il terzo game a sto punto. Ultimissimo game, ma non assolutamente in ordine di importanza, o almeno così sembra. Il buon Poli ha una mano del cazzo, dopo due mani buone in realtà è necessario. Dai, oh, io ho fiducia. Signori, io ho fiducia, io sono un uomo di fiducia, che in realtà non si dice, io sono un uomo di parola e io me la rischio. È la cosa più brutta che tu possa fare, tenere questa mano. No, non è vero in realtà, dai. Però con la tritona, col fatto che comunque abbiamo... No, non è vero, non abbiamo la pescata. Con la tritona, col fatto che comunque ci batta veramente una landa per conseguire una serie di turni interessanti. Fatto che lui sia blu però non va assolutamente bene perché quindi c'ha il counter... Non è il massimo. Andiamo di tritone, dai carissima, dai, dammi la landa. Dammi la landa, ho fiducia carissima. Niente, cimitero, tutta la vita. Non posso permettermi, cimiterala. E abbiamo il 3-2. Allora, prossimo turno sintonia. Giusto? Minchia, minchia, che cattiveria sta sì. Orca, l'abbiamo pescata, ragazzi. L'abbiamo pescata, vai col brontodonte. Vai che se andiamo in curva di mana qui, ok, e riusciamo a fare anche il prossimo turno brontodonte senza particolari counter, è fatta, ragazzi. È fatta perché arriva Galta. Questo va benissimo, è estremamente lento. Parecchio lento, quello, amico mio. E cosa scartiamo? Scartiamo tranquillamente la sintonia. Sì, tanto qua è molto probabile che noi... Buone la terra! Andiamo per appunto di landa. Anzi, andiamo di brontodonte. Teoricamente Galta mi costa 3. Giusto? Io potrei spaccargli la campagna di disinformazione. La domanda è, Poli, che io ti pongo, no? Poli, medesimo truffaldino. Tanto non posso, posso o non posso attaccare? Se attacco lui para doppio me lo uccide. E io non glieli ammazzo neanche. Attacco solo con lei. E attacco solo con lei, vediamo innanzitutto come blocca. Chiaramente passa. Sto pensando, perché io vorrei tanto sacrificare il mio pezzo. Però poi Galta mi costa 500.000 di mana, non posso farlo. Non posso assolutamente farlo, purtroppo. Ok, lui ha speso mana, va bene, minchia, sti qua si buffano, è forte questi due in early game, così, se lo faccia dire, amico mio, sono molto forti. Lui si riprende in mano la campagna e devo tenere in mano tutto quello che pesco. Quello che pesco devo assolutamente tenerlo in mano, perché sennò rischio di scartare poi il tiranno, che è praticamente la mia win condition poi contro di loro. Ecco, questa però io non la posso tenere in mano, mannaggia il Christian. Allora, andiamo di Galta. Andiamo di Galta, mo siamo incastrati. Andiamo di Galta, number one. Vediamo se passa o se c'ha il counter. Non c'ha il counter, ok? È probabile, o almeno è una speranza vana. No, è una speranza vana. Attacchiamo col 3, passiamo il turno e via. Niente, qua devo sperare che non faccia campagna. Se non fa la campagna di disinformazione, quindi non spreca... Non ha tre mana liberi questo turno? Magari, non lo so, fa un removal. No, la fa la campagna lui. Mica è stronzo lui. E lui ce l'ha la campagna. Che cos'è? È chiaro che ce l'ha la campagna. Il mio problema è che il mio tiranno non entrerà mai in board di questo passo. E questo è il mio dilemma, avete capito, no? Penso sia anche abbastanza iniquo. E il mio problema è che non è che posso sta qua a pettinare i petti rossi. Io devo sperare che un turno lui non faccia la campagna. Quella è la mia speranza. Ok, però picchiamo come dei fabbri incatenati. Chiaramente i fabbri incatenati è risaputo dall'alba dei tempi che picchiano come dei fasulli. Anche perché il 12-12, se non dovessi avere, che veramente, amico mio, delle cose interessanti, esatto, passa. Ma so cazzi tu, anche perché il Regisauro ha un attacco doppio, cioè in due turni di attacco, mi dà lethal. Perché indovina un po' quando entra, quando attacco faccio danno a chi cazzo mi pare. Indovina un po'. Indovina un po' che mi dà anche questa possibilità. Indovina un po' che il prossimo turno ti mando a uno. Indovina un po' che mi scarti anche il tiranno. E indovinalo, Poli. L'hai indovinato? No, non l'hai indovinato. Porca puttana. E mo si buffa anche il fantasma e non posso neanche avere l'ital in quel senso. Però ho l'ital dalla board. Ho l'ital dalla board. Che cazzo, c'ho l'ital dalla board, mi preoccupo. Amici miei, avete visto la potenza, l'aggressività e le scurregge di questi potenti dinosauri, bestie antiche del mondo sotterraneo e non solo. Chiaramente ripeto, ragazzi, non è che consiglio il crafting del mazzo, però se avete qualcosa provatelo, perché questa versione mi stava divertendo tanto e volevo, come ho già detto, portarvela. Io vi auguro, ragazzi miei, una potente e tranquilla giornata. Vi ringrazio tantissimo se avete guardato il video fino a qua. Vi ringrazio se mi avete lasciato un like tattico, un commento, una condivisione, mi avete supportato in qualsivoglia modo. Tantissima roba, ragazzi miei, ma soprattutto... Yeah!